Ciao a tutti amici di extremeworld.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing delle nuove Asus Echelon o Echelon. Echelon. Si tratta della versione Cam Edition, che è sostanzialmente uguale alle Asus Orion Pro già recensite in precedenza, ma dovrebbe essere priva della scheda audio USB. La confezione è simile alla precedente, come possiamo vedere, la parte destra trasparente ci permette di visionare il driver laterale, mentre nella parte sinistra sono riportate le informazioni, ovvero dei driver da 50 mm come le precedenti Orion, una riduzione, un isolamento del rumore di 30 dB e delle cuffie full size da 100 mm. Nella parte posteriore sono riportate alcune specifiche tecniche dei driver, la risposta in frequenza 20 Hz, 20 kHz, isolamento massimo maggiore di 30 dB, il peso di 268 grammi circa, 32 ohm di impedenza, lunghezza del cavo 2,5 metri e microfono bidirezionale meno 30 dB di sensibilità. Apriamo la confezione. E vediamo il contenuto. Allora, abbiamo manuale garanzia, manuale utente guida introduttiva e le cuffie con controller inline uguale a quello delle Orion Pro, cavo audio e microfono placcati oro e cavo in traccia di tessuto. Togliamo i fermi delle cuffie stesse. Eccoci qua, c'è una plastica di protezione per quanto riguarda le cuffie ed ecco le cuffie stesse. Come chi di voi avrà già visto la recensione delle Orion Pro facilmente noterà la similitudine, l'uguaglianza tra le due cuffie, stessi materiali, stessa tipologia di realizzazione, metallo per quanto riguarda l'asta esterna, placchette metalliche, le altre cuffie erano ROG, cambiava il simbolo sopra queste placchette, ma comunque l'aspetto è lo stesso, griglia metallica, cambiano i colori e ovviamente è presente il microfono estraibile, flessibile, nella parte sinistra, dovrebbe essere, delle cuffie, sì, sinistra. All'interno abbiamo dei pad morbidi imbottiti per ottimizzare il comfort, non sono presenti rotazioni trasversali dei driver come nelle precedenti versioni, ma soltanto la possibilità di regolare l'estensione delle stesse. Il cavo è a connessione laterale, cioè soltanto su un driver, eccolo qui. Presto sul nostro portale www.extremeworld.com vedremo la recensione completa di questo headset di casa Asus, quindi continuate a seguirci e a presto. Un saluto da parte del tuo staff di extremeworld.com.